Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Juve. Ragazzi, questo caldissimo giovedì di agosto comincia necessariamente con le parole di Alfredo Petullà che, sceso sul tubo, sceso tra di noi, comuni mortali, a parlare di calciomercato, a portare le sue perle di mercato sul tubo, si ritrova improvvisamente a parlare dei bilanci della Juventus, ma lo fa, a mio modo di vedere, con un modo di raccontare le cose molto molto parziale e molto molto poco professionale, secondo me. Ecco, ragazzi, e questo, ragazzi, deve necessariamente portarci a fare delle riflessioni molto molto importanti. Ne parliamo naturalmente insieme come al solito in questo video. Prima di tutto, prima di cominciare, vi chiedo un like al contenuto fondamentale per la circolazione del video e per far aumentare le visual di questo video. Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, altrettanto fondamentale per un canale come questo, che come vedete ha tanti nemici e tenta di barcamenarsi. Un piccolo canale che secondo alcuni non dovrebbe neanche parlare. Tra l'altro un piccolo canale che dice delle pagliacciate, quindi dobbiamo necessariamente iscriverci per diventare un grande canale che continuerà a dire delle pagliacciate anche quando diverrà un grande canale. Quindi naturalmente iscrivetevi, likeate, campanella delle notifiche è fondamentale per ricevere le notifiche di tutti i miei futuri contenuti e non perdervene neppure uno. È molto molto importante anche la condivisione dei contenuti, perché ragazzi, voi siete in tanti che guardate i miei video, io vi ringrazio per le visualizzazioni di questo periodo, è un periodo fantastico, stiamo crescendo tanto a proposito sia a livello di visualizzazioni sia a livello di iscritti, questo mese quasi 1000 iscritti, in barba a chi continua, diciamo, a cliccare, a segnalare questo canale per farlo chiudere, alla faccia vostra, io dico soltanto questo, quindi condividete però i miei contenuti in modo che tante persone più distratte, meno attente e particolari vengano a conoscenza delle nostre verità. Ecco, perché quelle che raccontano i media sono assolutamente vergognose. Ed a proposito, ragazzi, di verità vergognose e media, secondo me, ragazzi, la discesa sul tubo di gente come Pedullà, ma anche di altri giornalisti, vi ho parlato in questo periodo, per esempio, di uno come Balzarini, ragazzi, di, che ne so, per il Milan in questo periodo è molto forte questo Silvestrin che parla, sembra sapere tutto di tutti, spiegare il calcio come non ne ha mai parlato nessuno, essere praticamente colui che conosce la verità assoluta. Secondo me, ragazzi, queste persone scese sul tubo, sono sicuramente scese sul tubo perché comunque sul tubo si guadagna, quindi una fonte di guadagno ulteriore, ma io penso che chi ha introiti come chi lavora in televisione, i soldi di YouTube sono poi, lasciano il tempo che trovano, ragazzi. Sì, è sempre importante guadagnare di più, però fondamentalmente, secondo me, è perché si sono resi conto che questo, i social sono il mezzo del futuro, che tanta gente non guarda più la televisione e che quindi, se vuoi continuare a controllare l'opinione pubblica, se vuoi continuare ad indirizzare il popolino, ti tocca scendere su YouTube. Ve lo sto raccontando da tanto tempo, ragazzi, perché secondo me YouTube dovrebbe essere vietato ai giornalisti e lasciare spazio a gente come me e a gente come altri, anche creator che non fanno i giornalisti di professione, ma che sono qui sul tubo a raccontare cose perché non hanno spazio televisivo. Ma questa è una mia opinione e rimane lì. Ciò però, ragazzi, che mi fa pensare sono le parole di Pedullà nei confronti della Juventus. A prescindere dal fatto che non abbia voluto parlare della situazione di mercato Inter, perché? Perché è imbarazzante dire che l'Inter non ha i soldi per fare mercato, è imbarazzante dire che Marotta ha le mani legate e deve chiedere il permesso, veramente, anche per prendere un caffè
Alcuni di voi mi hanno scritto nei commenti e mi ha fatto molto ridere, ragazzi, deve chiedere il permesso anche per fare l'asta del fantacalcio. Molto probabilmente è così, ragazzi, perché agli interisti che continuano a dire sì, Oaktree ha 1.000 milioni di miliardi, Oaktree i soldi non li spende nell'Inter, anche perché Oaktree gestisce i soldi, è un fondo speculativo che raccoglie i soldi di investitori e non li va a buttare nel vostro VC, perché l'Inter è un pozzo senza fondo che fa debiti da anni, anni e anni e Oaktree probabilmente si è trovata invischiata, suo malgrado, in questa vicenda, pensando che Zhang avrebbe restituito i soldi. Sì, avrà fatto sicuramente un affare a beccare l'Inter, ma l'affare è molto meno vantaggioso di quello che pensavano, perché i debiti che adesso ha da pagare Oaktree non sono pochi. L'Inter è una società invendibile e non bancabile e quindi in questo momento si trovano alle strette. Ma di questo Pedulla non ne parla, perché, come dice il buon Peter Pan, hanno fatto ore e ore e ore, anni di trasmissione, vorremmo sapere come e quando, perché poi ci sono altre motivazioni per cui non parla il buon Pedulla. Vedasi lo sponsor sulla maglia dell'Inter, Betsson, stesso sponsor di Sport Italia. Ma forse è un caso, ragazzi, è un caso. O come un caso il fatto che se parli male dell'Inter e quindi non fai quell'audience che fai se invece parli male di Juventus. E quindi buttare lì, insieme alla notizia no, che di un acquisto da 95 milioni e passa da parte dell'Atletico Madrid, buttarci lì la Juventus che ha 200 milioni di debiti. Ma non è colpa di Giuntoli, perché è un debito ereditato dalla gestione Allegri e dalla gestione precedente. E no, caro Pedullo, no. Io sono anti-allegriano e secondo me la gestione precedente della Juventus ha fatto dei disastri. E su questo siamo d'accordo, ma quei 200 milioni di passivo dello scorso bilancio sono fondamentalmente, per la maggior parte, almeno per il 60-70%, dovuti all'esclusione della Juventus dalle coppe europee, esclusione per ragioni di plusvalenze, mentre l'altra squadra di cui tu non vuoi parlare fa le plusvalenze anche attualmente e non viene toccata. Fa ben di peggio delle plusvalenze e tu di questo non ne parli, mio caro schiavo del sistema, insieme a tutti i pagliacci che siete voi, i pagliacci che siete qui a venircela a raccontare. Ma più scemi di tutti, ragazzi, scusatemi e non mi rivolgo a voi, sono quelli che li vanno ad ascoltare, queste teste di cazzo. Non vi basta ascoltare in televisione questi qua che vengono a dire delle cagate, non vi basta ascoltarle in televisione, anche sul tubo li dovete ascoltare, cioè far fare 50, 60, 70 mila visualizzazioni a uno che non dice niente, a uno che ha raccontato per mesi e mesi che Bremer era fatta all'Inter, e poi Bremer all'Inter ci è andato, Bremer è dell'Inter, Bremer gioca nell'Inter da anni. Ma ragazzi, ma sura, ma io davvero, io mi incazzo più con la gente che guarda questi pagliacci. Però lui deve dire che la gestione precedente e i 130 milioni che la Juventus non ha potuto ottenere per la mancata qualificazione, perché la Juventus ha subito un ricatto, le plusvalenze sono stato il manto formale, neanche un manto formale buono, perché non c'è nessuna regola per essere puniti sulle plusvalenze. Hanno dovuto inventare che se ne fai più di... Allora, ragazzi, quello che hanno inventato per punire la Juventus è vergognoso, perché la plusvalenza non è un reato, però se ne fai più di una hai fatto un sistema. Cioè, voi rendetevi conto, è come se per cumulo di azioni legali tu compi un'azione illegale. Cioè, può mai essere qualcosa che a livello di diritto, per chiunque abbia fatto anche 2 giorni di diritto alle superiori, non c'è bisogno di una laurea in legge, ragazzi, per capirlo, è una presa per il culo. È una presa per i fondelli e ci hanno preso per il culo, va bene? E quindi, ecco così, la proprietà ha accettato, non si sa bene il perché, il per come e per quando, ci hanno raccontato che gli conveniva così, hanno patteggiato ed è andata così. La proprietà si è stata zitta, ha abbassato la testa, ha fatto 200 milioni di aumento di capitale, ma Pedulla, quando viene qua sul tubo, non in televisione, dove deve sottostare alle regole del suo buon amico Crisidiel, ma qua sul tubo, dove potrebbe essere libero. Non è libero, ragazzi, perché lo vedete che questa gente purtroppo è indirizzata dal sistema, è indirizzata dal sistema. Allora viene qua e ci viene a raccontare le cazzate sul bilancio della Juventus.
mentre naturalmente, come detto e ribadito, non può parlare del mercato dell'Inter. Ha fatto già intere trasmissioni e parlare del mercato dell'Inter. Quale mercato dell'Inter deve parlare? Di quale mercato? Che l'Inter non ha i soldi neanche per comprare il caffè. Ma di quale mercato? Ma ci parlassero della situazione debitoria dell'Inter. Ci facessero capire, ad esempio, Lion Rock. Ci facessero capire i 60 milioni di Digital Beats messi a bilancio e poi finiti così. Ci facessero capire come Grand Tower, Great Horizon, chiamatela come volete, questi erano una serie di scatole cinesi infinite, non è che me lo posso ricordare tutti gli imbrogli di Zhang e le pagliacciate. Ha garantito la continuità aziendale dell'Inter senza mai fare un bilancio e con un solo bilancio nel 2021, presentato nel 2024 con 600 milioni di passivo. Ci devono spiegare questo. Quando ci spiegheranno questo, noi diremo che il calcio è pulito. Fino a quel momento noi parleremo di Ratti, parleremo di una società abusiva in serie, anzi di due società, perché un'altra tiene le azioni degli abusivi, e lo sappiamo benissimo che Giulini del Cagliari ha le azioni dell'Inter, cosa vietata, quindi dovrebbero andare a fanculo in serie B tutte e due. Però purtroppo, ragazzi, ci devono raccontare che la Juventus ha 200 milioni di debiti. Bravo Pedulla, servivi tu per dircelo. La Juventus ha fatto, secondo te, perché la Juventus a novembre ha fatto 200 milioni di aumento di capitale? Ma non lo sappiamo, ce lo dica Pedulla. Stasera, insieme a Cop Miners, che sta per arrivare, però ha fatto marcia indietro, sta tornando a Bergamo, sta ripartendo, passando da Milano, facendo il giro da Varsavia però questa volta, e poi forse viene e non viene, perché se si infortuna il centravanti non può partire un centrocampista. Questa è la logica di come ci viene raccontato il calciomercato, ma non solo da Pedulla, da tutti gli altri. Persone serie, perché i pagliacci siamo noi che parliamo del sistema, che parliamo di Marotta, perché noi diciamo che l'Inter andrà in Serie B. Noi non diciamo che l'Inter andrà in Serie B, noi diciamo che l'Inter deve andare in Serie B, che in un paese normale l'Inter sarebbe già non in Serie B, ma sarebbe tra i dilettanti qui a giocare alla Pieve di Nonantola. Avete capito? Avete capito l'Inter dove dovrebbe giocare? In eccellenza, perché la Serie D è troppo per l'Inter. È troppo per l'Inter. Questo è quello che penso io. Fatemi sapere cosa pensate nei commenti. Mi sono lasciato un po' prendere, ragazzi, negli ultimi minuti del video, però purtroppo, ragazzi, sentirmi preso per il culo è la cosa che mi fa più incazzare al mondo. Massima condivisione di questo video. Io vi ringrazio se avete ascoltato i miei deliri fino a questo punto del contenuto, e fino alla fine, contro tutto e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus, e nel dubbio Inter merda, che per cominciare la giornata, ragazzi, non guasta mai.